L'Austria sta facendo semplicemente quello che fanno altri stati europei, pensiamo alla Danimarca, pensiamo alla Svezia, pensiamo ad altri, pensiamo anche alla Francia, perché poi non è tanto lontana da noi con l'esperienza Ventimiglia, proprio in studi qui da voi l'abbiamo commentato in più di un'occasione. Come no, era all'inizio della scorsa estate, quando a Ventimiglia i migranti che non riuscivano ad andare in Francia si accamparono su una scogliera lì sotto e rimasero per mesi. Alfano disse che in 24 ore li avrebbe mandati via. Non ci sono più, quella situazione si è risolta, però comunque... È stato un anno. Quindi oggi come oggi l'Austria si sta solamente adeguando all'Europa, perché è la dimostrazione che l'Europa non è uno Stato unico, ma l'Europa è un insieme di Stati che hanno una sovranità e che decidono sul proprio territorio nazionale. A mio parere gli unici che ancora tengono le porte aperte siamo noi, tra poco diventeremo, a mio parere, la mia paura, perché la Francia ci blocca, la Svizzera è bloccata, sì. L'Austria sta bloccando le frontiere, tra poco diventeremo il tappo tra l'Africa o tra chi scappa dalle guerre o chi vuole venire in Europa per motivi economici e tutto il resto d'Europa, e quindi c'è da avere paura se noi teniamo le porte aperte come stiamo facendo.